Eccoci, il cammino delle campane visto da Natale Giusti. Per quanto riguarda invece, per quanto concerne la nostra rubrica A tutto a C, questa settimana parliamo come al solito di un altro punto importantissimo conseguito dalla capolista Juve-Stabia, che dopo appunto la bella vittoria di mercoledì scorso contro la Sicula Leonzio con un bel 4-0, questa domenica invece era di scena a Vibo Valentia in un'altra partita molto complicata contro la Vibonese di mister Nevio Orlandi, che è in questo momento appunto veleggia nelle posizioni alte della classifica di questo campionato. Infatti prima di questa gara la Vibonese era al sesto posto, quindi in pienissima zona playoff. È stata una gara molto strana quella di Vibo, tra l'altro giocata su di un campo ai limiti della praticabilità, un campo molto pesante per la grande pioggia che era caduta appunto a Vibo Valentia il giorno prima della partita stessa. Un primo tempo in cui è stato il tatticismo dei due allenatori Orlandi e Caserta a farla da padrone, due tecnici molto bravi, dei quali si vede la mano appunto in entrambe le due compagini. Una partita quindi tutta tattica nel corso del primo tempo, con poche azioni gol dall'uno e dall'altro fronte. In particolar modo ci andava prima vicino la Vibonese con Bubas, che con un bel destro a giro dal limite per poco appunto non battiva Branduani, ma l'azione più clamorosa di tutto il primo tempo era un bel cross appunto di Fabrizio Melara per Aktu, con Aktu che praticamente a due passi dal portiere Mengoni, dal portiere della Vibonese, metteva appunto alto sulla traversa, e si mangiava veramente un gol che già sul finire del primo tempo avrebbe potuto realizzare, appunto portando quindi la Juve Stabia appunto appunto sull'1-0 in questa importante gara. C'è stato poi sempre sul finire del primo tempo un'altra azione molto bella, sempre di Melara sulla destra, un cross al centro per la corrente viola che di collo piede di destro ha messo alto sulla traversa, una sorta di rigore in movimento appunto fallito dal centrocampista della Juve Stabia. Nel corso del secondo tempo la Vibonese ha preso, diciamo, il pallino del gioco in mano più di quanto non sia avvenuto nel corso del primo tempo. Tra l'altro Juve Stabia aveva iniziato col 4-3-3 per poi già verso la fine del primo tempo passare al 3-5-2, e poi nel corso della ripresa lo stesso Fabio Caserta praticamente ha sostituito, a un certo punto a inizio ripresa ha sostituito Calò con Elia, passando sostanzialmente al 4-2-3-1 con il tentativo quindi anche di poter vincere questa gara. Tuttavia era la Vibonese perlomeno in due occasioni veramente a far tremare la retroguardia gialloblu, con un colpo di testa su cui appunto Branduani faceva buona presa, e poi era Viola a perfezionare il disimpegno difensivo con una palla che appunto nell'area gialloblu era molto pericolosa e poteva essere preda di qualche attaccante della Vibonese che era linea di paraggi per segnare. Poi c'è un altro tiro di Allegretti su cui appunto lo stesso Branduani fa buona guardia mettendo in calcio d'angolo. Poi succede tutto sostanzialmente nei minuti di recupero di questa gara. Al 92esimo infatti c'è una punizione battuta da Franchino dai 30 metri, Franchino subentrato nel corso del secondo tempo per la Vibonese, e la palla si va a insaccare praticamente nell'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Branduani per l'1-0 della Vibonese. Una partita quindi che sembra finita su questo gol di Franchino su punizione, tuttavia però non è così, in quanto che 3 minuti dopo ancora una volta la Juve Stabia col piglio della grande squadra diciamo arpiona un pareggio, veramente un punto d'oro, di platino potremmo dire, per come si stava mettendo questa partita. C'è una punizione molto discussa ancora una volta per la Juve Stabia al limite dell'area, battuta da Nunzio Di Roberto, la palla appunto perviene in aria in un mischione che si viene sostanzialmente a creare, la palla appunto arriva a Max Carlini che addirittura quasi da terra riesce a indovinare un tiro sotto la traversa della porta difesa da Mengoni, portiere della Vibonese, per l'1-1 definitivo della Juve Stabia, il risultato col quale poi si chiude questa partita. Un risultato di 1-1 che consente alla Juve Stabia, anche visti gli altri risultati di giornata, con la vittoria del Trapani sul Rende per 1-0, con il pareggio della Catania
nel derby con la Siculo Leonzio per 0-0, appunto dicevamo, consente alla US Sub di laurearsi campione d'inverno di questo campionato di Serie C, Girone C, addirittura con 2 giornate d'anticipo. Per quanto riguarda le altre squadre della Campania, appunto impegnate in questo fine settimana, ricordiamo purtroppo la brutta sconfitta della Casertana, che in casa appunto ha perso 1-0 con la Regina, con un post gara fatto di scontri e addirittura di pietre lanciate verso alcuni parenti del presidente D'Agostino della Casertana, che al termine poi ha minacciato sostanzialmente di praticamente a assegnare il titolo sportivo appunto al sindaco della città, quindi praticamente brutte acque a Caserta, con la Casertana a cui neanche il cambio di allenatore con il passaggio appunto al duo di Costanzo Esposito ha fatto bene. Probabilmente quindi non era assolutamente Gaetano Fontana il problema di questa squadra. Quindi sconfitta per la Casertana. La Cavese invece si fa imporre l'1-1 in casa dalla squadra pugliese del Monopoli, che sta giocando veramente un ottimo campionato. E poi praticamente la Paganese perde ancora una volta a Brindisi in casa della Virtus Francavilla per 1-0. Questi quindi i risultati delle squadre campane impegnate nella 17ª giornata di Serie C. La classifica vede la US Stabia in testa con 39 punti, la seconda squadra campana è la Casertana, che troviamo a 22 punti ai margini proprio della zona playoff. Più giù di 3 punti troviamo la Cavese, che in questo momento è all'11º posto ed è fuori della zona playoff. E poi abbiamo ancora, dopo la Cavese, troviamo dulcis in fundo la Paganese, che purtroppo appunto occupa l'ultima posizione in questa classifica con soli 5 punti e addirittura con 15 gol fatti e 40 gol subiti, peggiore difesa praticamente di questo campionato in senso assoluto. Il prossimo turno, che si disputerà domenica 23 dicembre, prevede le seguenti partite per le squadre campane: Catania Cavese alle ore 14:30. Allo stesso orario si giocherà Romeo Menti di Castellammare, US Stabia Matera. La Casertana sarà di scena a Potenza alle ore 16, sempre domenica 23 dicembre. E poi avremo la Paganese, che giocherà in casa contro il Trapani alle ore 14:30. Questi quindi gli impegni delle squadre campane della Serie C, Girone C. Da parte mia un grosso saluto a tutti gli amici di Radio No Frontiere. L'appuntamento è rinviato alla prossima settimana, quando parleremo praticamente della partita Napoli-SPAL di campionato, e affronteremo come al solito le rubriche Bizona e a tutto a C, per valutare appunto l'andamento delle squadre campane, sia della cadetteria che della Serie C, Girone C. Un saluto a tutti da Natale Giusti di NapoliSoccer.net.